La differenza. Il nuovo libro degli spiriti di V.B. Cerchio medianico K attraverso Marco. Entità ospite. Non conoscendo te stesso, tu circoscrivi con i tuoi veicoli la vita del tuo sentire. Non fare della tua esistenza una esperienza fa che essa sia il portato di un insieme di esperienze. La differenza tra sentire lato e sentire di coscienza ti è stata enunciata proprio perché tu possa imparare a distinguerli nella vita di ogni giorno. E quando certe esperienze, anche spirituali, vengono vissute solo come esperienza e non come un arricchimento, si è nel sentire lato. Questo, nella conoscenza di te stesso, deve aiutarti a comprendere che le tue limitazioni si estrinsecano proprio quando tu fai delle esperienze. Ma le tue limitazioni non sono quelle esperienze. Quelle esperienze sono il mezzo attraverso cui si estrinsecano le limitazioni. Esse esperienze sono create dalle tue limitazioni. E solo quando tu riuscirai a trovare l'equilibrio tra sentire lato e sentire di coscienza, quando tu riuscirai a fare di questo sentire lato uno strumento del tuo sentire di coscienza, allora esso sentire fluirà agevolmente nell'intimo tuo e guiderà ogni tuo passo, ogni tua azione, e tu sceglierai sempre quella variante che non ti fa soffrire. Ma questo puoi farlo solo se nella conoscenza di te stesso tu hai osservato quanto con queste brevi parole io voglio cercare di farti comprendere. Questo mio breve messaggio vuole stimolarti a comprendere fino a che punto tu vivi le esperienze come un fatto di coscienza. Perché ricorda, esse esperienze, questo sono.